Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi ho cercato di comprimere tutte le informazioni più importanti possibili su Hogwarts Legacy. Infatti questo si è rivelato essere il gioco più atteso dell'anno senza alcun dubbio. Record di vendite in pre-order e tantissimi fan super gasatissimi. Se poi ovviamente sarà un buon gioco lo scopriremo ovviamente solo fra qualche giorno, una volta che potremo averci messo le mani sopra. Se è la prima volta che passate su questo canale, sappiate comunque che qua io parlo di videogiochi a 360 gradi e anche con un piccolo focus speciale su Marvel Snap. Adesso vi lascio al video dopo un piccolissimo spot pubblicitario, una partnership nuova che mi è appena arrivata. Su Instant Gaming potrete trovare chiavi di gioco scontate e non solo, ma anche ricariche per PlayStation, Xbox e Nintendo. Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione, open world, ambientato nell'universo di Harry Potter. Potremo giocare nei panni di uno degli studenti di Hogwarts, che inizia la scuola direttamente al quinto anno. Il nostro personaggio possiederà la chiave di un antico segreto che potrebbe distruggere il mondo magico e anche un incantesimo dimenticato, anch'esso segreto, che nessuno riesce ancora a comprendere. All'interno della scuola stringeremo ovviamente nuove amicizie, incontreremo companion, ci faremo nemici in un susseguirsi di quest principali, quest secondarie, esplorazione dell'open world. Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X. Per quanto riguarda le console di vecchia generazione Xbox One, PS4 Pro e PS4, il gioco uscirà il 4 aprile 2023. Per la versione Switch invece bisognerà attendere fino al 25 luglio 2023. Ma per quanto riguarda le console di nuova generazione e il PC, se comprerete la versione deluxe potrete avere 3 giorni di early access e quindi giocare dal 7 febbraio. Il gioco è ambientato a fine 800, quindi un secolo prima della storia narrata sia nei libri che nei film di Harry Potter. Questo significa che durante il gioco non potremo incontrare alcuni dei personaggi storici e famosissimi dei libri come Hermione, Ron o Harry, ovviamente. Ma ci saranno degli antenati di alcuni famosi protagonisti delle storie di Harry Potter. In quanto gioco di ruolo noi potremo creare il nostro personaggio, potremo scegliere un nome, un cognome, ovviamente la casa di appartenenza tra le 4 disponibili, ovvero Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Potremo ovviamente personalizzare il nostro personaggio, anche se fisicamente non potremo fare molto, a livello di viso, colore di pelle, voce, capelli e segni particolari, invece potremo personalizzarlo parecchio. Non si potrà cambiare casa durante un singolo playthrough, però ci saranno 4 slot per i personaggi, quindi potremo fare un personaggio per ogni casa, se vogliamo. All'interno della scuola potremo seguire le lezioni, anche se non sarà qualcosa di estremamente obbligatorio, ma ci servirà perché così potremo apprendere sempre nuove magie. Inoltre allacceremo dei rapporti con vari NPC e alcuni saranno anche molto importanti perché saranno dei companion fissi durante l'avventura e avranno tutta una loro storyline dietro che, se vogliamo, potremo esplorare facendo le loro side quest. Ovviamente ci sarà una quest principale che ci porterà verso l'epilogo del gioco e verso la scoperta di questi segreti, ma in quanto open world, oltre il castello e tutti i suoi anfratti, potremo esplorare al di fuori, anche grazie alla scopa o gli ippogrifi, e viaggiare per vedere la capanna del guardacaccia o la foresta proibita, o anche il villaggio di Hogsmeade, con le sue caratteristiche locande e botteghe. Ma potremmo allontanarci ancora di più, esplorando gli altopiani che circondano Hogwarts, visitando borghi abitati di maghi sperduti o altri luoghi da scoprire. Se ve lo state chiedendo, il campo di Quidditch sarà presente, ma non ci sarà questo gioco all'interno del gioco. Ci saranno altri piccoli minigiochi, ma non il Quidditch. Chi lo sa, magari verrà aggiunto in qualche espansione successiva.
All'interno di Hogwarts Legacy si potranno utilizzare tantissime magie, ne sono state contate più di 30, e ci saranno, oltre a quelle positive, anche quelle proibite, come la cattivissima Avacadavra, che potrà uccidere in un sol colpo qualsiasi avversario. Per inciso, gli sviluppatori hanno detto che non ci saranno particolari conseguenze negative a usare le magie proibite, anche se molti magari vi guarderanno un po' storto. Oltre alle magie però si potranno utilizzare pozioni e altri potenziamenti. D'altronde questo è un gioco di ruolo e quindi anche l'equipaggiamento sarà potenziabile e vi sarà molto utile per il proseguo della vostra avventura. Il combat system di Hogwarts Legacy di fatto è un free flow, simile a quelli di Batman, Arkham o di Spider-Man, di Insomniac. Però, ovviamente, un po' diverso perché siamo dei maghi e combattiamo con la nostra bacchetta e quindi tutto verrà fatto dalla distanza e utilizzando le nostre magie. Ma il combattimento di fatto sarà una sorta di danza, quindi combo sferrate da noi utilizzando le magie in sequenza, ma anche parate e schivate. E l'utilizzo degli scudi magici, che serviranno a noi per non prendere dei danni, ma che potremo rompere agli avversari seguendo i colori. Ovvero, quando vedremo uno scudo giallo, dovremo utilizzare una magia gialla per distruggere quello scudo, e così via. Questo a prescindere dalla tipologia di magia. All'interno del combat system, però, oltre alle magie, alle pozioni e i potenziamenti vari eventuali dei consumabili, si potrà anche utilizzare l'ambiente, ovvero ci saranno degli oggetti che potranno essere lanciati, fatti esplodere per facilitarci. Ci sarà anche una barra speciale che può essere caricata mentre si combatte e poi esplodere in un colpo speciale che ci servirà per eliminare i nostri nemici ancora più velocemente. Di fatto nelle fasi avanzate di gioco potremo utilizzare fino a 16 magie contemporaneamente suddivise in 4 slot da 4. La stanza delle necessità di fatto sarà la nostra base operativa. Sarà altamente personalizzabile esteticamente, ma non servirà solo a quello perché all'interno della stanza delle necessità ci saranno anche tutte le nostre crafting station, dove potremo creare nuovi oggetti o upgradare oggetti che già abbiamo. La stanza delle necessità avrà anche una zona esterna, un giardino. Lì potremo personalizzare a livello estetico, anche all'esterno ovviamente, ma anche allevare di fatto gli animali fantastici che durante il proseguo del gioco potremo catturare. Sono sicuro che molti passeranno tanto tempo in questa stanza delle necessità, sia nel fuori che nel dentro, anche solo per arredarla nel miglior modo possibile. Ragazzi, con questo è tutto, spero che il video sia stato interessante. Ricordandovi che in questo canale io parlo di videogiochi a 360 gradi, io adesso vi saluto, vi auguro ancora una volta una buona giornata e noi ci becchiamo prossimamente. Grazie per la visione ancora, statemi bene e alla prossima. Ciao ciao!